700 meters home for the leader, number two, Brezza de Kras. Debut on Swedish ground, Vagary the 9th of June. 1 then on 1:11. Open the first 1,000 on 1:09.3. It's a lead lap at pace on those mares. Number three, Marion Furibon, now on the outside. One Chablis Rib on the rail. Number four, Namanga Bo, second on the outside. Here comes Brezza de Kras. Two Brezza de Kras, 3:66 for the win. Number one, Chablis Rib on the rail. Marion Furibon cannot. Good finish from four, Namanga Bo. It's Mika Forstall with Alessandro Gocciadoros. Number two, Brezza de Kras. Two from one. And 4-2-1-4, Brezza de Kras, Alessandro Gocciadoro trains, Mika Force drives, the second consecutive win on Swedish ground, the 13th win in the 25th race. Wow. I wonder what the finish time is on this one. Remember, 1:09.2 for the first 1,000, 1:06.5 for the first 500. Match spaccato al gioco. Codice di Falco e Cosimo Cangelosi, Kate Capare, Andrea De Muru, Capo Tempesta Fonte, Alessandro Gocciadoro, Concord Griff, Edoardo Cisano, Copenciac SM, Antonio Di Nardo, Icaro Bar, Marco Sborgon, via i quattro ferri a Concord Griff. Accelerazione, ripartenza. Allora Capo Tempesta torna di fuori perché Antonio aveva stoppato. E in effetti il primo chilometro tra tira e molla se ne va in 1:17.5, 31.6 questi 400, penultima curva. Icaro Bar nel frattempo si avvicina. Copenciac e Capo Tempesta, Icaro Bar che prova a stare vicino i primi due, che tornano a darseli a riprendere due lunghezze di vantaggio, 800 dal palo. In vantaggio Copenciac, l'attacco Capo Tempesta, sbaglia anche Icaro Bar. E così, esente d'errore, rimangono davvero solamente in due. Con Capo Tempesta che è cattivo ai lati di Copenciac e deve ribattere ancora, ma viene coperto. Capo Tempesta continua a tirare bordate. Copenciac cerca di difendersi. Due perfettamente apparigliati che lottano praticamente dall'inizio. Quando siamo all'imbocco dell'ultima curva, richiesto Copenciac, visivamente viaggia meglio Capo Tempesta, ma però c'è da lottare. Stiamo per arrivare al miglio. Il miglio se n'è andato in 2-4, 46 gli ultimi 600, con Capo Tempesta che tira un'altra bordata, Copenciac che cerca l'aiuto della curva per provare a ribattere l'avversario, ma adesso la curva diventa dritta e Capo Tempesta tira un'altra bordata e prende un collo a Copenciac che sta per diventare tre quarti, che probabilmente diventerà una. Capo Tempesta ha vinto il match di forza, girando di fuori e staccando nel finale. Copenciac ha fatto quel che ha potuto, ma Capo Tempesta viene a vincere. Frustini in spalla con tre lunghezze, più forte di Copenciac, 2:34.5, 1:16.7 sul tabellone. Non c'è il terzo perché è terzo sul palo Icaro Bar, ma è squalificato. Non è a tabellone il numero uno, se non è fuori tempo massimo, terzo diventa il numero uno di Coppa di Giri Falco. Comunque sia, Capo Tempesta Font che viene a vincere, Alessandro Gocciadoro che neanche l'allenatore, i colori della Incolinks dell'ingegner Romeo, secondo Copenciac 4-6, 1:16.7, 2:34.5 in rotta. Corsa equilibratissima, ci siamo. Campo partenti, premio Ardo, 4 anni che non abbiano vinto 30.000 in carriera, 1 Bravo Di Ruggi, Massimiliano Castaldo, 2 Brivio d'Elite, Antonio Di Nardo, 3 Bangladesi, Andrea Farolfi, 4 Batman Ross, Andrea Guzzinati, 6 Big Capar, Alessandro Gocciadoro, non corre bravissimo LP, via i 4 ferri già dichiarati da Batman Ross, toglie invece gli anteriori Big Capar. I 600 a passo costante di Big Capar, i 44.2, 30 dopo lo strappettino. Ora Batman Rossi affaccia all'esterno, anche che Bravo Di Ruggi cercava di stanarlo. Bicapari in vantaggio su Bravo Di Ruggi, ecco Batman Ross che muove e Brivio Di Ruggi che li va in scia, la metà gara in un minuto appena abbondante, 16 la curva di nulla, 6:50 al traguardo, in vantaggio Bicapari, a largo Batman Rossi, in corda Bravo Di Ruggi e in pariglia Brivio Di Ruggi. Stiamo per arrivare al chilometro, il chilometro di Bicapari.
in 1.15-2, 14-9 questo paletto. Binca Par mantiene tre quarti nei confronti di Batman Ross. Lungo la corda, Bravo di Ruggi, in pariglia, Brillo d'Elite. Ultima curva con Binca Par che prova ad allungare, ma Batman Ross è pressante. Si arriva ai 1.002 in 1.29-3, 14 questo paletto. È cattivo Batman Ross, si difende Binca Par. Brivio d'Elite lì in pariglia e Bravo di Ruggi è lungo la corda. Situazione ancora aperta, l'ingresso alla dritta d'arrivo con Binca Par che cerca di difendersi da Batman Ross che insiste nell'attacco. Poi Brivio d'Elite, Bravo di Ruggi che cala, Batman Ross va su Binca Par che si difende lungo la corda. Binca Par in vantaggio, Batman Ross che ci prova. Binca Par viene a vincere easy a rientro nei confronti di Batman Ross al terzo. Con rammarico Brillo d'Elite al quarto, Bravo di Ruggi. 1.57.2 sul mio cronometro, 1.57.4 su quello ufficiale, 1.13.4 la media al chilometro, Binca Par, il raddoppio immediato per Alessandro Gocciadoro, anche allenatori, i colori della Domino Stable, va davanti sfruttando la rottura di Brillo d'Elite e controlla sempre comunque Batman Ross, che corre bene al suo esterno negli ultimi 8 in 57. Al terzo, Brillo d'Elite, 6.4.2. Si va, è il momento, Cardano si è azzerato all'1 Zoras Club, Alessandro Gocciadoro, 2 Zaffiro Top, Massimiliano Castaldo, 3 a Grado, Cosimo Cangelosi e 5 a Marcord, Francesco Di Stefano. Questi 4 partecipanti, corre senza anteriori Zaffiro Top, ferrati gli altri 3. Scesa la quota di Agrado, salita quella di Zoras Club, scesa quella di Zaffiro Top piazzato. Stabile a Marcord, 100 metri al via, allenamento perfetto. Tutti e quattro bene a rete. Poi si ritrae a Grado. Zoras Club e a Marcord i più veloci. Zaffiro Top insiste su Zoras. A Marcord attacca Zoras Club. Mi fa spendere un parziale, sapendo che poi c'è a Grado di scuderia, 13-1-200 iniziali, continua a lottare i primi due, con Amarcor che continua ad andare su Zoaras. Poi a Grado che sposta all'esterno di Zaffiro. Ne vengono fuori un Gocciadoro in testa, un Di Stefano all'attacco, e poi gli altri due più indietro. I 400 in 27-3. È venuta fuori questa battaglia, e così Zoaras ha dovuto spendere, Amarcor fa il lavoro sporco, poi a Grado e Zaffiro più indietro, i 600 in 41, con Amarcor che adesso riprende in mano, ma la velocità ovviamente è stata tanta, e adesso punta dritto a Grado, e così Zoaras, dopo aver ribattuto ad Amarcor, deve ribattere ad Agrado, e poi c'è Zaffiro Top, si arriva a metà gara, gli 800 in 56,5, con Agrado che va dritto, e così Zoaras non può mai riposare, Amarcord che adesso è ovviamente braccia e frusta, agganciato e sopravanzato da Zaffiro Top, il chilometro per forza di cosa veloce perché non si è mai fermato in 1.11.1 con Zoaras Club che adesso ribatte anche ad Agrado, poi Zaffiro Top che si avvicina, Amarcord che cala, Agrado cerca di avvicinare Zoaras che è sempre in vantaggio, Zaffiro Top fatica ad agganciare i primi due, i 1.002 in 1.25.5 con Zoaras che ha ribattuto anche ad Agrado e adesso Zaffiro Top prova ad avvicinarsi l'ingresso in dritta d'arrivo con Zoaras Club in vantaggio su Agrado e Zaffiro Top, Zoaras si difende, Agrado ci riprova, poi Zaffiro a Marcor più indietro, Zoaras è ovviamente stanca, Agrado torna all'attacco, poi Zaffiro Top va su Agrado che è passato, Zaffiro Top a 80 dal traguardo, passa e viene a vincere nei confronti di Agrado, poi Zoaras più indietro, non poteva reggere, al quarto Amarcord, 1.55.5, 30 ad arrivare, la vittoria di Zaffiro Top, Zaffiro Agrado hanno guardato i primi 600 folli a cui Amarcord ha costretto Zoaras, Agrado poi attaccato forse con un po' di fretta, Zaffiro rimasto a guardare, Massimiliano Castaldo perfetto, Gocciadoro fa tripletta al training, i colori di Pasquale Brisciano, 1.12.3, la vittoria di Zaffiro Top, Max Castaldo, Alessandro Gocciadoro. Attenzione, prima di convalidare l'ordine di arrivo, la giuria si riserva di visionare il filmato del percorso.